minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, anzi dalla bellissima chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi abbiamo tra le mani un'email di una amica di Un Minuto con Padre Pio che vuole raccontare e condividere la sua storia con tutti noi. Si tratta di Rita Canino, un'insegnante di religione di Catanzaro che ha voluto condividere questa storia. Ecco, tutto accade nel 2017, il 5 luglio, nel giorno del suo 46esimo compleanno. Si sveglia, sta male, capisce che qualcosa non va, e non si tratta di una semplice indigestione, aveva continuo vomito, ma stava accadendo qualcosa di più grave. Era da sola a casa, tutti i telefoni staccati, ma una situazione di grave malessere che si va a procrastinare per diversi giorni. Poi la corsa in ospedale, al pronto soccorso, e lì la sentenza: adenoma ipofisario. Aveva avuto diversi segnali importanti nei mesi precedenti, scrive Rita, ma non so come non sono riuscita più ad andare avanti. In ospedale, non essendoci un reparto di endocrinologia, mi hanno lasciato con dolori e allucinazioni su una barella del pronto soccorso. Con una semplice flebo. Ecco, stanca e dolorante, chiede le dimissioni perché non si poteva fare altro. C'è una cugina però che gli segnala, sua cognata, che lavora qui a Casa Sollievo, parla solo di Ornella, e vista la situazione disperata decide di venire a San Giovanni Rotondo. Il 17 luglio 2017 all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che viene presa in cura immediatamente, raggiunta, pensate un po', con un'auto a noleggio, proprio perché è con un autista, perché nessuno voleva prendersi la responsabilità di accompagnarla. I suoi figli appena diciottenni, i suoi genitori erano molto spaventati, basiti. Ricoverata immediatamente, assistita nel migliore dei modi, rimasta completamente sola ad affrontare quello che nessuno sapeva. Però lì era fiduciosa, molto serena, scrive. La prima notte in ospedale è stata un vero e proprio sollievo. Per la prima volta dopo settimane riuscivo anche a dormire senza dolori, scrive Rita. Nei giorni successivi, tra accertamenti e analisi, viene confermato questo adenoma ipofisario e ci si accorge che questa massa si ingrandiva sempre di più. Aveva perso la vista dell'occhio e, data la gravità della situazione e poi anche considerando la sua giovane età, si decide per l'intervento. Scrive questo Rita: ho paura, fino a quel momento non avevo mai provato nulla di simile, ero stata serena e mai mi ero sentita sola. Decido allora di ricevere l'unzione dei malati, l'unzione degli infermi. Il frate che la andò a trovare a letto ascoltò tra le lacrime la sua confessione, il suo completo abbandono a Dio. Prima dell'intervento si era già cominciato a somministrare dosi massicce di cortisone per cercare di ridurre questa massa. Venerdì 28 luglio, il giorno dell'intervento, il neurochirurgo scende da già pronto per chiedere appunto se aveva miglioramenti. Vado sul virgolettato di Rita. La mia risposta era stata positiva. Da quel momento mi fa rivestire e blocca l'intervento. Dopo alcuni giorni mi dimettono con una terapia e un controllo a 30 giorni. Successivamente, quando ritorno per il controllo, miracolosamente la massa si era ancora di più rimpicciolita da non richiedere ulteriormente l'intervento. Oggi ha recuperato la vista. Ad oggi sono convinta che sono stata miracolata da Padre Pio. Mio fratello ogni anno, in segno di gratitudine, fa fare una donazione per tutto quello che è avvenuto. Grazie, Padre Pio.